Lo avevamo anticipato solo poche ore fa. La calma in seno al Foggia era solo apparente, perché sotto traccia il presidente Nicola Canonico è al lavoro già da tempo per tratteggiare il futuro del club. E il primo tassello, da indiscrezioni da noi raccolte, sarebbe stato individuato e corrisponde al direttore sportivo, che a meno di sorprese o colpi di scena dovrebbe essere Domenico Roma, lucano di Policoro, classe 1976, sotto contratto fino al prossimo 30 di giugno col Messina. Nel club peloritano fu ingaggiato come DS nella passata stagione, ma con i siciliani aveva già lavorato da collaboratore dell'area tecnica nella stagione 2017-2018. Nella sua carriera, esperienze come collaboratore scouting, ovvero cacciatore di talenti, alle dipendenze di Torino, Bari e Cosenza, poi un'esperienza nella massima serie maltese, responsabile alla Vibonese, prima di un triennio al Lavello in Serie D e il successivo ritorno come direttore sportivo al Messina. Domenico Roma dovrebbe sigillare presto il patto che lo legherà al Foggia per la prossima stagione sportiva. Poi, con lo stesso, sarà individuato il nome del nuovo allenatore, prospetto che in verità pure sarebbe a grandi linee già stato individuato. Nel frattempo il primo tassello è pronto per essere fissato. Dovrebbe toccare a Domenico Roma il compito di disegnare il Foggia che si presenterà in astri di partenza del prossimo campionato con l'obiettivo di essere tra i protagonisti.